Le urla e i vagiti che danno il via a questa storia nei primi anni Ottanta arrivano dal Messico. Le condizioni per venire al mondo sono sempre le stesse. C'è sempre chi soffre, c'è sempre chi deve aiutare a lenire il dolore, c'è sempre chi aiuta il bambino a venire alla luce. È la storia del mondo, è l'inizio di tutto. Ma la nascita di un bambino è sempre un evento straordinario ed incredibile, ed è per questo che continuiamo a stupirci. Non sempre, però, la nascita di un figlio è un evento felice. Talvolta, infatti, le condizioni esistenziali sono tali da non dare a tutti la possibilità di prendersene cura. È quello che capita alla mamma di questa storia, una giovane donna costretta dagli eventi a prendere decisioni dolorose, decisioni che non avrebbe mai voluto nemmeno immaginare, ma che la vita le ha imposto. Firmare le carte per dare il proprio figlio in adozione deve essere un dolore così lancinante da diventare quasi fisico. L'unica consolazione è che i propri figli saranno amati ed accuditi e vivranno in una condizione migliore. Certo, una consolazione, ma non una gioia. Tamara viene data in adozione. Dal primo momento che l'abbiamo vista, quando abbiamo messo gli occhi su di lei, era assolutamente bella, delicata, piccola. E mi ricordo che indossava un piccolo vestito bianco, un piccolo vestito a maglia, ed era semplicemente la più bella bambina del mondo per me. New York, la grande mela. Sono passati alcuni anni da quel giorno. I bambini hanno un'incredibile e sottile percezione della realtà, ma spesso riescono comunque a essere felici. Tamara è una bambina serena e il mondo le sembra solo un grande Luna Park. Di che cosa sia accaduto poco dopo la sua nascita non ha memoria e vive i suoi pochi anni con allegria. È bello essere bambini. Quando Tamara era piccolina non le piaceva giocare con le bambole, le piacevano gli animali di peluche ed era un po' un maschietto, direi. In fondo, quando si è piccoli basta poco. Un parco giochi può diventare un mondo ricco di sorprese, dove spendere tutta l'energia dell'infanzia. Tamara è una bimba come tante altre. Le giostre sono la sua passione. Lì sopra le sembra di volare. E poi è come se il tempo si fermasse. E invece il tempo non si ferma. E i giorni trascorrono sereni. Ci si guarda allo specchio e in un attimo ci si ritrova già cresciuti. Tamara è diventata una giovane donna e il futuro le si sta aprendo davanti. Avere 20 anni a New York significa avere il mondo a portata di mano. Il tempo a 20 anni è scandito da piccoli luoghi comuni e anche il tempo di Tamara non si sottrae a queste regole. Lo studio, le passeggiate con gli amici, lo shopping fanno parte del suo quotidiano. Tamara si è iscritta all'università e ha iniziato a frequentare le lezioni al campus. Ma un bel giorno lo stato di grazia tipico della gioventù finisce. Tamara comincia a sentirsi strana. Avverte che attorno a lei qualcosa sta cambiando. Mentre camminava il campus, talvolta le capitava che qualcuno le si avvicinava e la salutava. Ma lei non conosceva questa persona. A volte la salutavano con gesti della mano, ma non riusciva a capire quale fosse il motivo. Tamara è infastidita da questi episodi. Tamara era spaventata, era come nervosa. Domande. Si faceva domande su tutta la situazione. Questo genere di accadimenti si fa sempre più frequente. Tamara si sente come perseguitata e non riesce a capire il motivo di questo interesse crescente verso di lei.